Eccoci qui, Carlo Pastore, il vostro commodoriano di quartiere. Ora, oggi parleremo di quello che è uno dei miei cavalli di battaglia del collezionismo Commodore e anche per le ricerche approfondite riguardo la sua storia, il famoso Commodore 65. Questo prototipo ha fatto tantissimo parlare di sé e sarebbe stato un Commodore tanto atteso come successore del mitico Commodore 64, ma tutti sappiamo che non venne mai messo in commercio. Allora, il Commodore 65 nacque come progetto nel 1987, allorquando il management di Commodore pensò di dare un successore al Commodore 64, che pur ancora aveva grandissime vendite. Dopo il mezzo passo falso del Commodore 128, macchina a me graditissima, ma sostanzialmente impiegata all'epoca solamente in emulazione 64, cioè con il famoso comando BASIC GO 64, non aveva, diciamo, dato una vera continuità al Commodore 64. Perché? Perché il Commodore 128 non aveva in realtà software house che sufficientemente sviluppavano per la modalità nativa 128. Quindi la maggior parte dei possessori di Commodore 128, come ho detto in precedenza, in realtà che cosa facevano? Usavano il Commodore 128 in modalità 64. Eppure era una macchina evoluta con un processore che si poteva spingere fino a 2 MHz e un processore Z80 a complemento che faceva girare il sistema operativo CPM. E in più 128 KB di RAM, una quantità ragguardevole di RAM per il 1985, quando venne immesso in commercio. Ora, quindi, nel 1987 nacque l'idea, in piena era 16-bit, in piena epoca Amiga, di dare una continuità ulteriore alla linea 8-bit di Commodore, quindi alla linea low-end, con il Commodore 65. Certamente la compatibilità doveva essere conservata con il Commodore 64, ma questa compatibilità non poteva essere del 100%, perché altrimenti non si sarebbe riusciti a sviluppare delle caratteristiche evolute della macchina. Quindi, a macchina completata, la compatibilità sarebbe stata intorno al 70% con i vecchi programmi. Però certamente il parco software del Commodore 64 era talmente enorme che quindi si sarebbe riusciti senz'altro ad avere una buona disponibilità di titoli e di programmi per l'ufficio e per la didattica. Allora, il Commodore 65 si avvaleva di un microprocessore 4510 sviluppato da Victor Andrade, ingegnere che poi andò a lavorare in AMD alla conclusione della sua avventura in Commodore e a sviluppare il K7 Athlon. E il 4510 era un processore derivato dal 4502, di cui si conoscono pochissimi prototipi, e aveva un clock a 3.54 MHz, coadiuvato da un processore grafico denominato Bill. I microprocessori avevano dei nomi in codice, e il processore 4510 sulla board del Commodore 65 è denominato come Victor, invece il 4567 è denominato come Bill. Un processore grafico molto diciamo avanti per l'epoca, che poteva raggiungere anche risoluzioni di 1280x400 pixel con 4 colori a schermo. Simpaticamente gli ingegneri Amiga venivano derisi dal gruppo di ingegneri che lavorava al Commodore 65, perché addirittura il loro processore video poteva essere in grado di risoluzioni anche superiori rispetto all'Amiga nativo. Questi due microprocessori erano coadiuvati da un controllore che si chiamava D-Magic. Questo chip aveva la funzione di spostare grandi blocchi di memoria e quindi anche la possibilità di spostare grandi immagini sullo schermo. Sarebbe stato molto utile nella progettazione di videogiochi ad alta risoluzione e ad alta velocità. Il tutto veniva coadiuvato a 128 KB di RAM on board sulla scheda madre, e c'era la possibilità di una trapdoor posta sulla pancia del computer in basso, che ospitava o deve ospitare fino a 8 MB di espansione di memoria. Solamente 1 MB di espansione di memoria venne progettato come prototipo per questa macchina e anch'esso ovviamente mai messo in commercio. La macchina aveva al suo interno un floppy disk nella scocca da 3,5 pollici. Il floppy disk si può vedere nella parte anteriore del computer, e questo, diciamo, floppy disk era un floppy disk che aveva il suo microcontrollore sulla scheda madre. Era stato previsto e progettato un drive esterno denominato 1565, che si poggiava per la sua logica sul microprocessore presente sulla scheda madre del Commodore 65.
Ora, questo che vedete davanti a voi è un prototipo del prototipo. Sostanzialmente era una pre-release di Commodore 65, perché diciamo, l'unico batch di pre-produzione, gli unici prototipi che vennero sviluppati nel numero di 205, spediti nelle varie sedi Commodore, erano assolutamente revisione 2B. Questa è una unità non marchiata con un'etichetta, quella invece aveva una label sulla parte sottostante, e potete vedere in alto, qui a destra, sopra il lettore di floppy disk, un pezzo di nastro adesivo con dei caratteri scritti in cinese, dove c'è scritto non correggere. Evidentemente l'ho fatto tradurre da un traduttore professionale. Evidentemente non correggere vuol dire che questa era un'unità pronta per fare il primo batch di preproduzione. Allora, a questo punto l'emozione ci porta verso l'accensione del prototipo, l'accensione di questo mitico Commodore 65. Andiamo ad accendere questo monitor 1085S adatto per la lucida RGB. Sostanzialmente il Commodore 65 aveva come prototipo solamente questo tipo di uscita a 9 poli abilitata. L'RF era presente sulla scheda madre, ma non era funzionante. Ed ecco qui, ecco a voi, cameraman, prego, accendiamo le polveri. Ecco qui, eccolo qui, a voi in tutto il suo splendore. Potete vedere Commodore C65 Development System, perché la ROM ancora non era completa. La versione di ROM è questa che vedete siglata. Ma sostanzialmente le versioni di ROM complete non esistono, o meglio, sono state completate solo quando il progetto fu cancellato nel gennaio del 1991. Perché? Perché la dirigenza Commodore aveva visto che il progetto, ancora a Natale 1990, non era pronto per essere commercializzato, e quindi, ahimè, sostituirono il Commodore 65 in uscita a Natale del 90 col famigerato Commodore 64GS, un disastro totale. Una versione console di un hardware del 1982, in un periodo in cui imperavano già le console computer 16 bit, non poteva essere che un grande flop. Potete vedere, vediamo se riesco a farvi vedere, poiché non ricordo esattamente quali sono i comandi non implementati, ma ci sono dei comandi che non sono stati implementati. E quindi vediamo se qualcosa, aspettate, se qualcosa riusciamo a farlo, a scriverlo, perché vi volevo far vedere semplicemente che il computer scrive quando non il comando non ha il corrispettivo in ROM, ti scrive un implemented command error. Quindi sostanzialmente vediamo se, allora, non capisco perché lo shift lock rimane premuto. Beh, considerate, ragazzi, che qui parliamo di un prototipo incompleto, quindi con delle alterazioni. Eccolo qua, list, perché devo ricordarmi che, ecco, vedete, unimplemented command error. Pregherei di far vedere la tastiera. Devo ricordarmi che questo computer aveva in alto il caps lock, che era premuto, e lo shift lock qui, quindi una tastiera totalmente differente rispetto al Commodore 64, ma senz'altro più evoluta e anche più completa. Ragazzi, che dire, il nostro viaggio attraverso le meraviglie di questo prototipo si chiude qui, e spero che questo video sia di vostro gradimento, e vi invito a seguire la pagina Instagram di Retro Commodore, che poi abbiamo ridenominato come Commodore Mania, ma siamo sempre noi. E al prossimo video, un caro saluto a tutti.